Per conoscere com'è fatta e come funziona la videocamera, bisogna innanzitutto ricordare che esistono differenti modelli, ma che le funzioni di base sono sempre le stesse. In generale, le videocamere si dividono in tre categorie: consumer, semi-pro e pro. Negli ultimi anni si sono diffuse sempre più le fotocamere reflex, utilizzate per realizzare video di alta qualità. La videocamera funziona principalmente in due modalità: una recording, in cui si registrano le immagini, l'altra come player, ovvero dove si riproducono le immagini. Attualmente i filmati vengono nella maggior parte dei casi archiviati sulla memoria digitale della videocamera o su una scheda esterna. Fino a qualche anno fa venivano comunemente usate le cassettine mini DV. Tra le funzioni essenziali della videocamera ci sono lo zoom, il focus, il diaframma e il bilanciamento del bianco. Lo zoom è quello strumento che permette di ingrandire l'immagine se si va a registrare. Di solito si usa quello ottico che funziona con un sistema di lenti. Quello digitale, invece, non fa altro che ingrandire l'immagine inquadrata, a discapito della qualità. Bisogna comunque limitarne l'utilizzo mentre si è in REC, evitando inutili zoomate. Il focus permette di vedere l'immagine nitida e deve essere regolato sul soggetto o oggetto a cui si vuole dare risalto. Per fare la messa a fuoco bisogna andare in zoom su un dettaglio e aggiustare l'immagine finché i contorni non sono ben definiti. È possibile cambiare il focus anche mentre si è in registrazione, realizzando piacevoli effetti visivi. Il diaframma lo si può paragonare all'iride dell'occhio umano. Attraverso l'apposita rotella nella videocamera è infatti possibile decidere quanta luce far entrare nell'obiettivo, rendendo così più o meno luminosa l'immagine. La videocamera ha una percezione della realtà che differisce dall'occhio umano, soprattutto nella gestione dei colori. Bisogna quindi insegnarle letteralmente come sono veramente. Il bilanciamento del bianco serve a questo, ad evitare che un'immagine possa venire falsata da un colore dominante che nella realtà non c'è. Per farlo, bisogna prendere un foglio bianco, metterlo qualche metro davanti alla videocamera e andare in zoom fino a riempire con il bianco tutta l'inquadratura. Dopo si deve mettere tutta l'immagine fuori fuoco, quindi premere il tasto di bilanciamento del bianco finché la regolazione non viene applicata. Tutte queste regolazioni possono essere evitate utilizzando la videocamera in modalità automatica invece che manuale. È però sempre consigliato sfruttare al massimo le possibilità messe a disposizione dal mezzo, così da poter fare tutti i settaggi con la massima precisione. Ci sono poi le funzioni del menu che variano sensibilmente da videocamera a videocamera. Tra queste, la scelta del formato di registrazione audio e video, che vedremo meglio nelle prossime puntate.